Abbiamo costruito una serie di iniziative. Già sono state dette dal protocollo con le forze economiche e sociali, ai protocolli con le prefetture e il ministero, alle leggi regionali, le liste di merito, le white list che adesso faranno le prefetture. È un lavoro importante ad ampio raggio, ma noi oggi vogliamo dire questo, che ci sarà un'indagine preventiva a largo raggio sugli appalti pubblici e gli appalti privati. A largo raggio vogliamo che lo capiscano bene coloro che hanno intenzioni che noi vogliamo assolutamente contrastare. Indagini preventive ad altissimo livello professionale con tutti i corpi delle forze dell'ordine, in relazione dove sarà necessario con la DIA e le procure, perché vogliamo che questa tensione di contrasto alla criminalità organizzata si elevi sempre di più nel nostro territorio. Per questo noi come commissariato per la ricostruzione metteremo a disposizione tutti i dati di cui disponiamo. Sapete che il meccanismo della ricostruzione sui privati per i danni alle abitazioni e alle imprese ha un meccanismo molto semplice, ma che si basa sul fatto che si segnala e si indica l'impresa che farà i lavori. Questo ci consentirà di fare i controlli nei cantieri. I controlli nei cantieri. Per incrociare i dati speditivi che si realizzano rispetto alle caratteristiche dell'impresa con la corrispondenza di quei dati speditivi là nella realizzazione del cantiere. L'insieme di queste scelte, e questo credo sia un fatto importante che io voglio valorizzare, sono frutto di una piena e profonda collaborazione fra i diversi livelli della Repubblica e dello Stato. Condividiamo tutti questo obiettivo, lavoriamo e concorriamo tutti a questo obiettivo. Le forze sociali e le forze imprenditoriali della nostra regione sono in prima linea da questo punto di vista. Troveremo anche le forme per elevare l'attenzione dei cittadini a questo tema. Sapete che per noi, fin dal primo giorno, questo è un tema che abbiamo sollevato. Vogliamo costruire un clima sociale che renda evidente la determinazione nel contrasto alla criminalità organizzata, non sottovalutando nessun elemento, dagli appalti in relazione al fatto che non vogliamo che escludiamo il massimo ribasso, ai cambi di proprietà, ai passaggi che nei cambi di proprietà possono esservi, le banche che saranno dentro la convenzione ABI e Ministero per il riconoscimento dei contributi utilizzeranno lo strumento dell'antiriciclaggio per fare le verifiche sulle imprese. Pensiamo di avere predisposto un menu importante che ci rafforza nella convinzione che bisogna tenere sempre altissima la guardia.